Riprendete i talloni, per favore. Schiena a terra, prende le gambe e le porta al petto. Solo la gamba destra al petto. Sollevo solo la gamba destra in alto. Tesa, la mano dietro, tutte e due le mani dietro al ginocchio. Polpaccio. Avampiede con la mano destra oppure con tutte e due le mani se riuscite. Appoggio ginocchio sinistro al petto. Sollevo la gamba a sinistra, le mani dietro il ginocchio. Polpaccio sinistro. Thank you.
e Caviglia. Avampiede. Incrocio le gambe a livello della caviglia, prendiamo tutti e due gli avampiedi e spingiamo le ginocchia al petto in maniera tale da avere la colonna completamente appoggiata a terra. Cambiamo l'incrocio e spingo di nuovo le ginocchia al petto. Lentamente scendo, tolgo l'incrocio, portiamo i talloni vicini tra loro, vicini ai glutei, le braccia fuori all'altezza delle spalle, scendo con le gambe chiuse a destra. Di Andrea. Perché? Che lezione? La prova? Che Andrea ha fatto riportare? Arriva le sentenze. Non interessa, lo porta prima. Cioè, se devo alzare la voce, andiamo dall'altra parte. Torno al centro. Adesso chiudo le gambe, spingo la schiena completamente a terra, porto le braccia dietro, parallele a terra, senza sollevare la schiena. Lentamente torno, con la mano sinistra, portando i palmi delle mani che si guardano, le braccia in alto, con la mano sinistra prendo il polso destro, la schiena è a terra, spingo il braccio in alto dalla parte opposta.
la mano destra, prendiamo il polso sinistro, spingiamo in alto dalla parte opposta. La mano destra, prendiamo l'esterno del gomito sinistro e spingo verso destra. Andiamo dall'altra parte, stesso lavoro, con la mano sinistra prendiamo l'esterno del gomito destro e spingiamo a sinistra. Solleviamo tutte e due le gambe in alto, prendiamo gli avampiedi. Ci prendiamo dalle caviglie, utilizzate questa leva per spingere la schiena a terra. Le aperture colpacci no, non diamo compiti a gente che non è in grado, mi hanno già detto a me, deve essere quella regolabile, basta. Sì. No, la trovi tu per favore, sì, lasciamo perdere gente che non è in grado, va bene? Sì. Basta. Ginocchia. Scusate. Adesso lentamente cercate di spingervi un po' più sul dorso con tutto il peso del corpo. È importante adesso creare questa trazione, anche leggera.
mente vi spingete un poco più indietro, divaricando le gambe. Scendo piano. Allora, in questa posizione utilizziamo qualche reminiscenza Pilates per aprire la respirazione e lavorare sulla cintura di forza. Inspiro, apro le braccia completamente, così apriamo tutta la cassa torace, le gambe tese. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro, apro, espiro e stop. Lentamente scendo. Portiamo le gambe con i piedi appena oltre la linea delle ginocchia, le braccia fuori all'altezza delle spalle e scendiamo con un ginocchio dentro l'altro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Continuo. Ok, torno, prendiamo il collo del piede destro prima di portarci in piedi e prendo il piede destro portandolo sul quadricipite opposto. Tengo la posizione. Cavaliamo completamente la gamba destra sulla sinistra, il pallone a terra vicino ai glutei e scendo con tutto l'accavallamento alla nostra sinistra. Lentamente torno, cambio l'accavallamento, anzi prima prendiamo il collo del piede sinistro, lo portiamo sotto il bacino, appoggio. E accavaliamo completamente la gamba sinistra sulla destra. Scendo a destra.
torna al centro. Ok, ci mettiamo in quadrupedia. Inspiro, guardo avanti. Espiro, torno. Inspiro. Espiro. Ok, rimango giù qualche secondo. Sollevo. Punto i piedi. E mi lascio andare giù. Spingo il mento in direzione dell'esterno anche in questa posizione. Guardo avanti, inspiro, sollevo, sollevo le braccia, allungo, tiro bene, apro, apro bene. Scendo. Cercate di appoggiare le mani a terra, con le gambe leggermente divaricate, appena oltre la linea delle spalle. Guardo avanti, fletto leggermente, mi sollevo, mano sinistra, apro. Lentamente scendo, mi appoggio con gli avampiedi verso l'esterno, in questo modo, in maniera tale da lasciare andare completamente testa, collo e spalle. Cerco oggi di finire in maniera salubre, perché c'è un caldo che non credo di riuscire a sopportare ancora parecchio. Guardo avanti, inspiro, sollevo, giro le spalle dietro, inspirate forte, uno, due, tre, giro avanti, uno, due e tre. Ok.
Grazie. Scusate, ma siamo agli sgoccioli per...